Ciao ragazzi, io sono Dav. Oggi ragazzi siamo qui nuovamente su Outlast. Allora ragazzi, nello scorso episodio avevamo assistito alla crocifissione di Padre Martin, il quale è stato bruciato vivo. E adesso non mi ricordo assolutamente cosa dovevamo fare. E qua ci sono dei documenti che non ho intenzione di leggere. La chiave elettronica abbiamo, ok. Dobbiamo, quindi aspettate, sono un coglione, non ho letto. L'ascensore ti porterà alla strada principale. Dobbiamo, ok, seguire l'ascensore, quindi, cioè trovare l'ascensore. Ah, di qua devo andare sicuramente di qui perché c'è un condotto dell'aria aperto. E poi se non sbaglio sto qua la strada che non avevamo mai guardato. Allora ragazzi, penso che ormai saremo a fine serie. Infatti se ci conto, almeno penso di riuscire a terminare il gioco in questo episodio. Non dovrei riuscire a farcela. Oh Jesus fucking Christ. Ok, c'è... Merda. Ok, non so cosa fare. Scommettete che devo andare dalla strada da dove lui è arrivato. Non me ne sono manco accorto che è arrivato il ciccione, porca miseria. Allora, sembriamo al sicuro. Cosa facciamo? Ok. Oddio, volevo, scusate se sono stato zitto, ma volevo trollarlo. Ok, ciccione schifoso. Vieni qui, bestia. No, cazzo. Ok. Dov'è, devo andare? Jesus fucking Christ. Che versi fa questo tizio? Dove cavolo sono? Aspettate, ma qua... Ah, qua dove ero... Siamo nella zona dell'altra volta. Ok. Ah, questa è la cucina dove... Ah... Quindi stiamo tornando indietro. Ah, dobbiamo raggiungere l'ascensore. C'ha senso, infatti, come cosa. Porca troia, ciccione schifoso. Spero di un giorno di riuscire a scappare da quest'uomo qui. L'ascensore. Possibile che sia così facile? Sembra facile. Ok. E che fastidio questa telecamera rotta. Porca miseria. Adesso come minimo troviamo il ciccione che ci apre. Ok, apri. Ma è aperto? È aperto. What? What the fuck? Dove? Stiamo andando nei sotterranei. What? Che cosa ci sarà mai qua sotto? Adesso come minimo scoprite che inizia ora il gioco, perché in realtà quella era tutta una introduzione. Cerca un'altra uscita. Ma che razza di posto è mai questo? What? Oddio, mi ha fatto uno scattone. Non penso lag, penso ci sia stato un caricamento che... Vabbè. Oh! Ah! Aspettate! Cazzo. Se troverai il mio cadavere, non fidarti di nessuno e racconta la verità a tutti. Non sono pazzo, lo so. È proprio quello che dicono tutti i pazzi. Ma ti assicuro che sono perfettamente sano. È una videocamera piena di prove. Non chiamarlo Vangelo, è uno scherzo dalla mente. Il mondo deve sapere che è tutta colpa della Markov. Devi seppellire quei bastardi sotto la montagna di cadaveri mutilati. Ok. Questa è la zona che abbiamo osservato dalla telecamera. Non so se si vede la telecamera. Che c'era quella strana entità. Quindi il War Rider, penso si chiama, che aveva ucciso dei soldati. Se non sbaglio la zona è quella. O almeno potete sbagliarmi, io penso sia quella zona lì. Wow. E ragazzi, sono felice che il video che è uscito 2 giorni fa di Party Hard vi sia piaciuto tantissimo. Perché ho detto, faccio giusto questo giochino perché secondo me è divertente e vi è piaciuto tantissimo. Wow. Ok. Sembra non esserci nessuno. Wow. Che schifo. Ok, quindi ho paura. Una paura fottuta. Che esca qualche fottuto mostro. Ok.
C'è qualcuno? Che? C'è del sangue in fondo. Ma è l'uscita? Ok. Sembra essere l'uscita. Ci sono delle robe. Vediamo un po' cosa scrive. Questo è il motore morfogenico. Poche righe di formule matematiche. Un algoritmo. Riprogrammarci, trasformarci in fabbriche di incubi. Siamo solo dei numeri su una lavagna. Datemi un seghetto qualche ora. E qualche ora a tu per tu con il cadavere del dottor Wernick. Sono in debito con lui. Ok, quindi vogliamo mutilare il cadavere di Wernick. Ma Wernick è vivo? Praticamente si è detto il cadavere del dottor Wernick dovrebbe essere morto. Che ansia è? Delivery exit. No! Oh, maddio! Non so per quale motivo, ma penso che ci sia il fottuto spettro dietro di noi. Io non mi girerò a guardare, perché se mi giro so che ce l'avrò a fianco. Ok. Apri la fottuta porta! Porco! No! Mi sa che dobbiamo scappare dall'altra parte. Oddio! Oh! Ouch! Ma è tipo un incontro di wrestling. Ma che cazzo? Oggi accendi la telecamera. Cos'è? Tipo, oddio, l'ho buttato nel condotto di ventilazione. Wow. È così che muori. Fallo a pezzi da dentro. Mentre guardi il tuo midollo che si spiaccica contro un muro di cemento. Sei sfuggito a un inferno, Chris Walker. Non so perché, ma spero proprio che non ricadrai in un altro. Ok. E adesso qual è il mio obiettivo? Teoricamente cerca un'altra uscita, ma là non è chiuso. Ok. Boh, io provo a riandare là. Ragazzi, non so cosa sia successo, è successa una cosa incredibile. Tipo il War Rider, penso si chiami così, ha appena ucciso Chris Walker. Wow. Ok, quindi quella porta lì è chiusa perché come potete vedere c'era l'allarme. Wow. Allora ragazzi, probabilmente farò un video un po' più lungo del solito, magari anche mezz'ora se necessario, perché mi avete detto voi che... What? Chi è questo? Lo so, dovrei essere morto. Non ho questa fortuna. Sono un vecchio decrepito. Ma in qualche modo sono l'unico sopravvissuto. Tutto grazie a Billy. What the fuck? Che cosa sta succedendo? Non capisco. Chi è quest'uomo? Si prende cura di me. Ha rimosso un cancro dal mio stomaco. Mi ha sistemato gli occhi. Forse crede che io sia suo padre. Una cosa è certa, che il povero idiota mi vuole bene. Sai cosa significa questo simbolo? No, non lo so. Significa pericolo, nanotecnologie, macchine microscopiche, tecnologie che possediamo da decenni, ma che non siamo mai riusciti a padroneggiare. Ok. Markov ha scoperto la soluzione nelle mie ricerche, un modo per creare, non l'ho letto, trasformare le cellule del corpo umano in nanofabbriche. Per natura le cellule producono molecole. Grazie all'indirizzamento psicosomatico generiamo esattamente quello di cui abbiamo bisogno. La mente controlla il corpo. Ok, io ho capito solo che la mente controlla il corpo, perfetto. Ma quello è il quadro del tizio che è stato punito dagli dèi che... Aspettate, eh? Ok, vedete quel quadro lì? È tipo... Sto tizio qua veniva mangiato ogni giorno da un corvo e ogni giorno il suo stomaco veniva rigenerato. Era una punizione divina. Lo conosco perché avevo giocato a God of War tantissimi tempi fa. Devi uccidere Billy? Ma chi è questo uomo qua? Non ho capito chi è sto vecchietto. Ma chi è quest'uomo? Cerca Billy nel coso centrale. E dove minchia è? Ok, qua? Ok, penso sia di qui. Allora, scommetto ragazzi che a breve arriverà Billy. Billy?
Billy, sei qui? Oh, fucking Jesus! Mi stai seguendo? Oh, fucking Christ! Non Jesus fucking Christ, proprio solo fucking Christ. Dove sono? Ok, penso di averla girato. Vado dritto. Ah, non mi conviene chiudere le porte perché da quello che mi ricordo lui può attraversare le pareti. Cioè, attraversare i muri, le pareti. Le cagate. Ce l'ho dietro! Ma che cavolo! Jesus fucking Christ, basta! Oh! Ma dimmi che non può attraversare queste pareti. Ah, c'è il gas tossico, eh! Fanculo. Ah! Suino! Che cazzo sei? Wow. Dimmi che hai qualche batteria tu. Non hai un cazzo. Wow. Ok ragazzi, dai. E c'è un uomo che... Oh, dei fascicoli. Dammelo. Aspetta. Devo assolutamente prenderlo. Grazie. Fatemi vedere. Beh, se volete leggere, leggetelo. Io non c'ho un cazzo voglia. Ok. Dai, dobbiamo distruggere il supporto vitale di quest'uomo, di quel mostro. Ed è chiusa. Ah, ma è aperto, ok. Wow. Questo è il supporto vitale? L'assemblatore, le camere di alimentazione, le molecole precursore. Vaghi ricordi di articoli sulle nanotecnologie letti su internet. Probabilmente da ubriaco, probabilmente ero distratto, del tutto insufficiente a capire come distruggerla. Ma il centro di tutto è Billy, devo trovarlo, uccidere, porre fine a tutto questo. Qua c'è questa strana sfera. Wow. Chiudi le valvole delle riserve di fluido del supporto vitale. Questo è Billy? Wow. Poverino, cosa gli hanno fatto? Secondo il referto medico, Billy dovrebbe avere 23 anni. A guardargli ne daresti almeno 50 e portati male. Come se la sua vita fosse stata una continua sofferenza. Ucciderlo sarà un atto di misericordia. Ma cosa cazzo stanno facendo in questo posto? Allora, devo prendere questa roba qui e poi... Ah, devo attivare delle cose? Ok, quante precisamente? So che c'è scritto da qualche parte. Ah no, chiudi la valvola, ok. Quindi saliamo le scale e vediamo dove andare. Ok, comunque, come stavo dicendo, ragazzi, prima che incontrassimo quel vecchietto, è chiusa. Porca troia. Ho intenzione, mi butti su, tanto non dovrei morire. Ci è mancato quasi. Chi è quest'uomo? Vorrei fare un episodio un po' più lungo, ragazzi, perché voglio completare questa serie. Ciao, amico. C'è qualcuno là? Non so perché ho paura che così tutto finisca malizio. Ok, andiamo avanti. Hello? C'è qualcuno? Perché apri le porte così lentamente, porca miseria? Siamo a rischio di un fottuto fantasma ci stupri. Adesso, immaginate tipo in realtà il ciccione è ancora vivo. È diventato un fantasma. Ecco i polmoni di Billy Hope, il suo fegato, il suo supporto vitale, un macchinario grande quanto uno stadio di calcio, solo per tenere vivo un pazzo. Vaffanculo, io rompo tutto, deve morire. Ah, dove cavolo sono i polmoni di Billy? Dove li hai visti, Fre? Sono qua dentro i polmoni di Billy? Non li vedo. Ok. Sto parlando poco perché so che appena io mi distrarrò, spunterà, porca troia, quello schifo di fantasma e mi ucciderà. Devo andare qui? Fascicoli. Ho paura, guardate. Che adesso spunti quello schifoso. Ma cos'è? Ah, un evidenziatore. Ok. Cosa serve questa strada qua? Non capisco. Ah, la valvola. Ok. Do not turn the valve. Che? Che cazzo sta succedendo? Oh Jesus fucking Christ! Oh, porca puttana! Billy! Allora Billy, mi sembri un ragazzo molto simpatico. Non è vero mai. Ok? Porca troia. Non ho aperto teoricamente la valvola? Dai! Ok, ho il... Ah, si è aperta l'altra porta! Ok. Corri! Cazzo!
Io corro, ragazzi, perché so di avercelo dietro. Perché si è aperta questa porta? Mi fa male anche l'occhio. Mi è dato qualcosa nell'occhio. Mannaggia. Ok. No. Billy. Porca troia. Ansia, man. Ansia, già che ho troppa ansia io. Porca troia. Ragazzi, non farò mai più un gioco horror sul canale. Oh, Jesus fucking Christ. Oh, Jesus, l'ho visto. L'ho visto con la coda dell'occhio. L'ho visto con la coda dell'occhio. Porca troia. Sapete qua ci stavo in quella scena? Surprise motherfucker. Oh, posso grattarmi l'occhio. Viva. Volevi, mostro. Tanto io devo tornare indietro, quindi non devo festeggiare. A meno che non ci sia una strada alternativa. Qua ci sono dei fascicoli che non so se possono darmi degli achievement si prendo tutti i fascicoli. Cos'è? Fuck yeah, yo bro. Allora, se io mi butto. Ok, penso di aver ucciso Billy. Ma non il Billy fantasma, il Billy corpo. O il Billy corpo. Che discorsi interessanti. Ok, secondo i miei calcoli siamo circa 20 minuti di video. E mo c'è la parte peggiore. Tornare indietro. Vaffanculo. Cosa? Vera mezz'aria, ma dai. Mi sta picchiando, cosa sta facendo? Una 619. Sì, vabbè, ma quante ossa ci siamo rotti cadendo. Ok, ah, però mi ha fatto risparmiare tempo. Perfetto, grazie Billy. Jesus fucking Christ, sapete che faccio? Mi butto. Ok. Premi questo fottuto pulsante, finiscila. Oh. No, ah, perché il corpo deve morire, un po' ci impiega, cazzo. Porca troia. Ma chi ci ha fatto fare di andare qui? Porca troia. No, 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 no. Che cazzo sta facendo? Tipo, ci sta stuprando. Ah, è morto? C'è entrato dentro? Frase ambigua, ma no. Cosa cazzo succede? What the fuck? Abbiamo finito? Siamo vivi. Oh. Sì, ma cammino tutto storto e sta laggando tutto, ok. Sto... Oddio. No, ci ha fatto qualcosa. Secondo me c'è entrato dentro, tipo siamo diventati noi fantasmi. Possibile? Tipo che ci sta possedendo dall'interno. Perché vedi, si tocca la pancia. Secondo me Billy è entrato dentro di noi. Andiamo dal vecchietto. Andiamo. Non ce la facciamo. Moriamo prima. Spero solo almeno di portare la telecamera almeno all'uscita. Così qualcuno potrà vedere tutte le cose che abbiamo filmato, perché sennò è stato veramente inutile. Wow. Ok ragazzi, penso proprio che la serie starà finendo. Cioè, dopo questo episodio non ce ne saranno altri. A meno che non farò il DLC, ma dovrò vedere. Cioè, non lo farò subito. In caso lo farò tra qualche giorno, se proprio lo devo fare. Ok. Ho il presentimento che aprendo quella porta spunterà qualcosa di morto. Perché una porta chiusa. Vai, pugni tesi e andiamo. Poi pugni tesi, non so cosa voglia dire onestamente. No, siamo morti. Amico mio, dai, ce la puoi fare. Oh. Perché? Perché? Cosa? Perché? You have become the host. Jesus, Daddy.
God in Hemel, siamo il nuovo ospite. Signori, l'avevo intuito, porca troia. È finito? Bam! Signori, è finito. Si può skippare questo filmato impossibile o devo guardarlo tutto? Ok, no, premendo esca si toglie, grazie a Dio. Abbiamo finito? Abbiamo finito Outlast, signori. Vediamo un po' capitoli. Voglio... No, non voglio iniziare Whistleblower. Capitoli. Wow, che figata. Ok ragazzi, quindi questa serie molto spaventosa ma allo stesso tempo divertente è finita. Ditemi se vorreste vedere anche il DLC Whistleblower, o magari ragazzi inizierò al posto del DLC un'altra serie, magari non horror ma più divertente. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. E un saluto a Dav. Ciao a tutti ragazzi.